Appassionati sportivi ed amanti dell'ippica, buonasera e benvenuti all'ennesima trasmissione di No Problem Ippica, dove il protagonista assoluto è senza ombra di dubbio il cavallo. Puntata particolare, puntata speciale, dedicata tutta alla criticità del nostro settore. Come sapete, sono successe tante cose in settimana, ne parleremo con degli ospiti importantissimi che vado subito a presentare. Alla mia destra, lo ringrazio per essere qui perché viene. E appunto dalla preparazione del matrimonio della figlia, l'onorevole Mario Masini. Grazie, onorevole, di essere qui con noi. Grazie a voi per avermi Anche se è un invitato. momento, magari per lei, di Di gioia, emozione, di gioia ed emozione, emozione, tensione, c'è un po' di tutto, ma però è anche un in momento. armonia con quello che sta vivendo l'Ippica. È anche un momento critico dell'IPI ed è giusto che sia qua a rappresentare l'UNPCPS. Accanto a lui, un altro personaggio che ringrazio in particolar modo perché viene da Napoli proprio per la nostra trasmissione e per parlare di questa situazione veramente molto critica del nostro settore, Pierluigi D'Angelo. Grazie Pierluigi di essere qui con noi. Grazie a voi dell'ospitalità e Allenatore, dell'opportunità. Grazie driver, Ippodromo Il Garigliano, veramente allevatore, veramente un ippico a tutto tondo. a te. Grazie di essere qui con noi. Alla mia sinistra abbiamo Roberto Fatigoni. Buonasera Buonasera. Roberto, anche lui un ringraziamento per essere qui con noi. Anche perché è uno dei promotori di questo comunicato, appunto, che è stato fatto appunto insieme a Pierluigi D'Angelo, E con tutte le categorie del insieme a trotto. tutte le categorie del trotto, per fermare l'ippica, e ne parleremo durante la trasmissione. E accanto a lui Luigi Migliaccio. Buonasera Luigi. Che non vengo da tanto lontano, però Siamo insomma. qui vicini, siamo qui vicini. Bene, Buonasera, buonasera a tutti. grazie. Concedetemi di aprire la trasmissione prima con un doveroso ricordo, perché il 30 novembre di 2 anni fa è scomparso un fratello, un amico, tutto posso dire di lui e di più. Sicuramente tanta gente non se lo ricorda manco più. Eccolo qua, Maurone Sbariggia. Impossibile non ricordarlo. Lo so, tanta gente, Mario, che non era così legato come eravamo legati noi, tutti noi, la nostra trasmissione. Mauro era uno dei fondatori della nostra trasmissione, ma più che altro era, io ripeto, un amico. E quindi un ricordo, 2 anni dalla sua scomparsa, ci manca tanto, manca quella sua postazione lì a Tor di Valle, Luigi? Insomma, Mancano sono tante tante le cose di cose che mancano. Mauro, era doveroso, io credo, questo ricordo, ma Mario. Io credo che tutti coloro i quali hanno impiegato le proprie forze e la loro professione per l'ippica veramente quotidianamente debbano essere non solo ricordati, ma per me Mauro è una parte della mia vita, un pezzo di cuore, una storia da ragazzi in poi, quindi non posso non ricordarlo. Chiedo scusa a tutti gli ippici perché una mia colpa, un difetto di comunicazione prodotto da me, probabilmente ha vietato a parecchi di sapere che ieri c'è stata una messa commemorativa per Mauro e chiedo scusa, ma insomma sono stato travolto da un po' di impegni, ma sappi Mauro che tutta l'Ippica non ti dimentica. Bene, era doveroso questo ricordo anche perché, lo ripeto, era un fondatore della nostra trasmissione, insieme a lui siamo partiti da un piccolo sottoscala, ma è il momento di partire con la nostra trasmissione, perché poi Maurone è sempre nei nostri cuori e ci sarà per sempre. La nostra trasmissione sarà basata su 3 punti chiave della crisi. Noi adesso faremo i fatti, quello che è accaduto nella settimana insieme a Luigi Migliaccio, per dare pure modo ai telespettatori che ci seguono a casa di far capire la gravità della situazione del nostro settore. E appunto faremo un quadro generale con le prospettive che ci saranno per la nostra ippica nel 2012. Dopodiché il secondo step sarà la posizione delle categorie ippiche, allevatori, proprietari, ippodromi, guidatori, fantini, un po' tutte le categorie. E qui abbiamo gli esponenti principali, direi, e poi avremo anche dei collegamenti importanti con gli allevatori e con altri personaggi del nostro settore che diranno la loro e la loro posizione. Terzo punto importante che io vorrei poi, insieme agli ospiti qui presenti, esaminare e diagnosticare, appunto, fare un'analisi, le soluzioni e le prese di posizione da parte delle categorie, perché questa è la cosa importante. Bisogna capire anche in che strada vanno le categorie e poi la cosa importante è di cercare di coinvolgere tutte le categorie, di fare una strada unica. Questa è una cosa che chiedo io, magari a tutti quanti, di unirsi, perché è la cosa principale, perché non ci scordiamo che nel 2008 tutti insieme siamo riusciti ad uscire fuori da una crisi disastrosa. Ci sono presenti qui dei personaggi che erano all'interno del MIPAF, hanno occupato in maniera, diciamo anche in maniera tranquilla, tra virgolette, il MIPAF, perché non è che è stata un'occupazione
violenta, però in modo costruttivo, che ci ha portato a fare altri 3 anni di ippica, diciamo, medio livello, non direi ad altissimo livello. Però bisogna sottolineare che l'allevamento italiano, abbiamo sfornato tantissimi cavalli, tantissimi driver, tantissime importanze, eccellenze del nostro settore, e queste non devono essere perse, perché sicuramente la crisi è notevole. Allora, insieme a Luigi Migliaccio, che mi aiuterà, facciamo un po' il quadro della situazione di quello che è accaduto in settimana, Luigi, con i vari incontri che ci sono stati da parte del segretario dell'ASSI, che poi ASSI Unire ancora non sappiamo come chiamarla, Francesco Ruffo da Scaretta, con le categorie, con gli ippodromi, logicamente, e con tutto il settore ippico. Beh, per essere detto, anzitutto chiamiamo ASSI ex Unire, perché così va chiamato, e sono stati fatti gli incontri. Il direttore generale Francesco Ruffo ha rapportato sulla situazione di bilancio e ha detto che per il 2012 una sorta di bilancio preventivo prevede la disposizione di circa 240 grosso modo milioni di euro. Anche qui le cifre sono un po' ballerine, perché poi ci sarebbe anche una sorta di mini contributo da parte del governo, però piuttosto ridotto, ma non ancora ben delineato. Comunque, diciamo 240, questo significa che per il montepremi al traguardo sarebbero a disposizione 111 milioni di euro, divisi in 11 milioni per i grandi premi e 57 per il trotto e 43 per il galoppo. Se poi sbaglio qualcosa, correggetemi. E che le convenzioni per gli ippodromi vanno ridiscusse, quindi ci sarebbe un taglio anche qui del 40% in linea con quello che è il taglio generale, e quindi il disponibile per gli ippodromi passerebbe da 100 milioni a 61 milioni di euro, e poi il resto sarebbe adibito al funzionamento della macchina. Chiaramente gli interessati hanno accolto ovviamente non in maniera positiva queste cifre, e chi più chi meno ha emesso dei comunicati, ha preso delle posizioni che ovviamente sarai tu poi a stabilire. E nel frattempo si sta scatenando la caccia da una parte alle possibili soluzioni, da una parte alle possibili azioni da intraprendere. Mi chiudo riprendendo quello che hai detto tu. 3 anni fa, nel 2008, si era arrivati a una soluzione tampone, che doveva essere una soluzione tampone, con un provvedimento che erogava dei fondi. Il provvedimento erogava dei fondi però a fronte di un tentativo di rifondazione, di ricostruzione, di ristrutturazione di un settore che purtroppo non voglio adesso mettermi a fare la caccia al colpevole, penso che non interessi a nessuno, però ristrutturazione che non c'è stata, per cui in realtà noi paghiamo, secondo me, la mancata ristrutturazione che doveva essere portata avanti in questi 3 anni. Bene, grazie Luigi per questo breve riassunto, e allora inizierei proprio con l'onorevole Mario Masini, che rappresenta il presidente dell'UNPCPS, che sarebbe logicamente l'Unione Nazionale Proprietari Cavalli Puro Sangue. Ecco, la posizione della vostra Unione Nazionale, e poi logicamente la posizione del galoppo, perché Mario, tu rappresenti anche gran parte del galoppo, direi, se non tutto. Ah, no, personalmente non rappresento nulla se non l'Unione Proprietari, che mi onoro di guidare. Ormai siamo agli sgoccioli, perché l'anno prossimo terminerà il mio incarico, con buona pace di tante persone che se lo auspicavano dal giorno dopo, ma normalmente la mia, come diciamo a Roma, tigna è famosa, e quindi è difficile rimuoverla. Io ti posso dire qual è stata la reazione del galoppo intero, perché ormai la Costituzione della Consulta Italiana Area Galoppo prevede, e ringrazio stasera pubblicamente anche l'Associazione dei Gentleman Rider e l'Associazione dei Commissari di Corse, che hanno aderito alla CIAG, è la voce di tutto il galoppo, tranne qualche isolatissimo che mi ricorda vagamente, non so se voi abbiate la mia età, ma insomma qualcuno se lo ricorda, il film
duello nel Pacifico e c'era un giapponese interpretato da un attore giapponese, Toshiro Mifune, che non si era accorto che la guerra era finita e seguitava a battagliare da un cespuglio ad altro di questa isola, combattendo praticamente da solo. Io credo che invece il galoppo abbia fatto un grosso sforzo, ma che già aveva fatto quando partecipò entusiasticamente alla costituzione del comitato di crisi, perché non ce lo dimentichiamo, tutto il galoppo ha aderito al comitato di crisi. E quindi, così come allora, devo dire che sono particolarmente orgoglioso che tutto il galoppo si sia identificato in una consulta. E quindi la vostra posizione qual è? La nostra posizione è quella del comunicato. E praticamente parte da un titolo: grazie, ma 111 sono irricevibili, no? Ieri un esponente sindacale diceva tutti i sacrifici vanno bene, ma 40 e 40, 41 non se ne parla. Quindi il primo atteggiamento, 111 è irricevibile. Il secondo atteggiamento è quello a cui faceva perfettamente ragione l'amico Migliaccio. Legge 185, contributo di 150 milioni all'anno, che non era un obolo come qualche ippico ha interpretato, ma era un sostegno triennale previsto all'interno, apro e chiudo una parentesi, di una legge finanziaria, non era una leggina doc, e nel frattempo ristrutturazione di questo ente, assi o unire che sia. Colpa delle categorie e la non ristrutturazione dell'ente? Io dico di no, sottolineo di no, le categorie lo hanno detto, l'hanno scritto, hanno presentato un loro piano, si sono dichiarate disponibili, e poi se volete in un successivo intervento vedremo nei particolari come, anche a riduzioni, sofferenze e contenimenti, ma purché ci sia un progetto finalizzato al rilancio dell'Ippica in una prospettiva non di distribuzione generosa di denaro, ma di produzione, come abbiamo sempre fatto, di denaro, di ricchezza, di occupazione. Bene, Pierluigi D'Angelo, penso che sia un attimino opposta alla posizione quanto riguarda il trotto, perché con un comunicato voi avete dichiarato uno sciopero. Ma guarda, io cosa penso che ancora il galoppo credo non l'abbia dichiarato. No, il galoppo ha fatto un comunicato preciso, ha detto che 111 sono irricevibili e che dal 2012 avrebbero attuato tutte le forme. C'è anche lo sciopero anche per il galoppo. No, non abbiamo si parlato ferma di anche sciopero, il galoppo, perché non parliamo, noi non sappiamo se questo è uno strumento. Ci piace discuterlo. Il galoppo ha fatto, io adesso ce l'ho in testa e non ho portato come le carte, una premessa: uno, è ricevibile. Due, dichiariamo lo stato di agitazione, dal 1 gennaio intraprenderemo tutte le azioni necessarie a sostegno del settore. Ci sta lo sciopero? Non lo so, lo discuteremo tutti assieme. Perfetto. Categoria del trotto, Pierluigi D'Angelo, c'è un comunicato ben chiaro che hanno tutti letto la stampa, tutti noi quanti siamo, abbiamo preso atto. Qual è la vostra posizione? Allora, innanzitutto, visto che prima abbiamo fatto il ricordo di Sbarigio, al quale mi associo, e un caro ricordo anche vorrei fare a Giovanni Martellini, che è stato che è appunto un allevatore storico, proprio romano, tra l'altro è stato vicepresidente dell'associazione per tre mandati, e quindi una persona che era cara a tanti allevatori, e quindi l'associo il cordoglio mio e di tutti, come del resto abbiamo anche visto ha fatto l'associazione con tutto il consiglio. E il mio ricordo personale, perché è una persona, diciamo, che comunque abbiamo conosciuto per tanti anni. Purtroppo, andando oltre, visto che questo oramai sembra che siamo per celebrare il funerale dell'Ippica, anche con la scomparsa di tutti questi amici che ogni giorno ricordiamo e che si avvicendano, diciamo, andando oltre, non vorrei ripetere e ribadire le posizioni di Mario, che mi vedono in sintonia con quello che sono due comunicati che a mio avviso non sono sfociati in un unico comunicato, soltanto perché c'è stata che la consulta si è riunita due giorni dopo le categorie del trotto. Ci terrei invece a dire che il comunicato del trotto è comprensivo di tutte, e dico tutte, le categorie che rappresentano il trotto italiano. Cioè non c'è nessuna categoria che si è dissociata da quel comunicato. Cioè neanche Toshiro Mifune. No, noi non ce l'abbiamo Toshiro Mifune. Perfetto. E questo mi lascia ben sperare. Se adesso, non so voi quanti interventi ognuno può fare. No, possiamo, la discussione è tutta dedicata. Però allora, mi sembra che l'introduzione di Mario vada di per sé, e come spesso succede, io sono concorde con quello che è il Mario pensiero, anzi diciamo il Masini pensiero.
Volevo così, avendo anche apprezzato quello che prima ci ha detto Luigi Migliaccio, volevo fare un attimino, far fare una riflessione a chi in questi, cioè, ci segue questa sera e in questi 3 anni di, diciamo, di Ippica, che si, come si è sviluppato e si è andato avanti. Allora io parto dal comunicato nostro che dice alla politica in con quattro ministri, questo è il quarto ovviamente e non l'abbiamo ancora visto all'opera, non siete riusciti a fare nulla, cioè nulla. Mentre invece si era il primo ministro, che fu Zaia, quello al quale comunque ha portato a termine poi la legge 185, questo non lo dobbiamo... A onor del merito e non lo dobbiamo, cioè non va assolutamente dimenticato e va a merito di Zaia, questo per amor di verità va detto. E Zaia ha anche partorito, dopo 200 e passa audizioni, un costo notevole, un piano, ve lo faccio vedere, non so se lo riuscite a inquadrare, sì, però sì. Lo inquadri proprio bene, vedi? Lo vede questo qui. Quando ho avuto il pregio di andare al Ministero come comitato di crisi e poter esporre al nuovo capo di gabinetto, lui non era a conoscenza di questo piano, perché nessuno glielo aveva fatto vedere, quindi non è che se lo poteva cercare tra le migliaia di carte e di fascicoli che ci sono nel Ministero. Allora io mi sono pregiato di farne una fotocopia al capo di gabinetto, dottor Colosi. Io ho detto, dottore, facciamo delle fotocopie, così è capace che lo illustriamo poi all'epoca al ministro Romano, che qualcuno lo apre per curiosità e lo sfoglia. Allora questa sera, insieme a voi, ogni tanto, nel riprendere le cose che ha detto Mario, diciamo, allora il piano inizia e dice, vi diamo 150 milioni di euro all'anno, cosa che hanno voluto fortemente tutte le categorie produttive del settore e la politica, che lo ha votato a maggioranza bulgara. Cioè c'è stato il Parlamento, tolto la malfa che a un certo punto si è infastidito e ha detto basta parlare di Ippica, siamo parlati di Ippica 2 ore e mezzo, non, ne abbiamo parlato tanto quando siamo andati in guerra di un problema, tranne la malfa che si è opposto. Tutti hanno votato maggioranza e opposizione, quindi stiamo parlando quasi della maggioranza di governo che c'è oggi, nel governo tecnico, questo piano di salvataggio dell'Ippica, che oltre al denaro aveva predisposto delle linee di indirizzo. Nel predisporre le linee di indirizzo, il Ministero si era premunito, dopo aver fatto le elezioni, di dire quali erano gli obiettivi strategici. Allora ve li leggo, perché a leggerli può sembrare che siamo su scherzi a parte. Allora, obiettivi strategici del Ministero: aumentare il numero di appassionati negli ippodromi, nei punti vendita, ovunque. Aumentare il numero degli scommettitori, aumentare il numero di proprietari amatoriali. I principi. Il primo principio, il cliente. Adesso, per non leggerlo tutto, vi vado avanti e vi vado a leggere, sempre che noi non vogliamo dividere in due parti questo intervento, investimenti finalizzati ad aumentare efficacia, autonomia e competitività. Mi sembra di leggere delle belle parole quando andavo. Ecco, allora io chiedo magari a Mario Masini, che è addentrato nella politica, perché è stato accantonato questo piano? No, perché non è partito. No, e non è partito mai, è stato accantonato. Non si è mai iniziato. Non è questione. Al di là che la politica, devo dire, che nell'ultimo periodo ha subito dei travagli abbastanza repentini, gli ultimi anche violenti, tra virgolette violenti, insomma, nel senso che la situazione drammatica del paese ha costretto poi la politica, tutta la politica dico io, a fare un passo indietro e lasciare il governo del paese a un governo tecnico, a un governo di esperti di economia. Però è inimmaginabile che non si sia fatta neanche la prima pagina di questo, di un piano che non è un piano approvato tra Rolando Luzzi, Mario Masini e Pierluigi D'Angelo. Questo è un piano che ha visto investimenti finanziari, professori universitari che vanno tanto di moda, della Bocconi, che hanno collaborato a costruirlo, ricco di spunti, perché sono state fatte circa 300 audizioni, dopodiché è stato condiviso all'interno di un tavolo presso il Ministero dell'Agricoltura e praticamente bollato e sottoscritto da un ministro. Da Galan. Fatto questo e cambiato ministro, l'Ippica è diventata reietta, putrida,
da inseguire sotto il profilo fiscale. Chi c'ha un cavallo o è un ladro o è un occultatore di danari. Se hai una scuderia, hai una società di comodo e così via. Questa è stata la scia che improvvisamente è stata sparsa su questo settore. Il settore, dico io, a titolo personale, forse ha reagito pensando, vabbè, tanto adesso ricambia ministro e questo atteggiamento invece di portare avanti, come sostengo debba fare in questo momento, un progetto univoco, e vedrete che qualcuno lo ascolta. Allora Pierluigi, vuole concludere e poi andiamo a sentire. Questo piano continua nel dire, tra le cose praticamente che dice il piano, che si doveva, questo piano fu presentato alla LUISS con una conferenza stampa. Eravamo tutti lì presenti, c'è stata una conferenza stampa. Quindi non è che l'ha presentato. Il piano prevedeva, incominciando, che vi devo dire, le giornate di corsa, che il quarto anno sarebbero diventate 1950, quindi siamo nel 2012. Il prelievo unire il 2012 sarebbe diventato l'11%, il payout il 77%. L'investimento in marketing, udite, 35 milioni di euro nel 2012. L'investimento in assistenza e formazione, 10 milioni di euro, che sarebbe stato la cosiddetta cassa di previdenza per far fuoriuscire. Ma questo piano che tutti abbiamo condiviso. Aspetta, fammi finire, tutti noi, perché non tutti, questa è ancora una cosa che può sembrare normale, ma invece la cosa divertente è questa, che parla di che questo piano, per raggiungere gli obiettivi strategici, questo piano aveva bisogno di decisioni coordinate con il Ministero delle Finanze, che consentissero all'IPIC italiana di produrre un prodotto migliore. E quindi che cosa abbiamo fatto? Per il prodotto migliore abbiamo tolto le provvidenze agli allevatori. Poi, adeguatamente comunicato e promosso, non abbiamo fatto più nessun tipo di pubblicità. Poi diciamo, corse più spettacolari e corrette, insieme a scommesse più remunerative. Abbiamo fatto esattamente l'opposto. Ippodromi più accoglienti per il pubblico e strutture tecniche adeguate. Bene, adesso togliamo agli ippodromi il 40%. Riconoscimento sociale positivo per i proprietari e gli altri operatori ippici. Però Pierluigi, quello che voglio capire io. No, perché adesso andiamo al comico. Avanti. Tu non mi devi vedere, perché la gente che ma ci l'abbiamo segue. Letto questo piano. No, ma loro, sì, ma la gente che non l'ha letto. La gente, il ministro, io il ministro dire, attuale, può essere riutilizzato questo piano. Adesso come sta? Ti dico al punto A e poi mi fermo, perché questa è comica. In particolare gli uffici del ministero promuovono presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'eliminazione, udite, della voce cavalli da corsa o da equitazione dalla lista degli elementi indicativi di capacità contributiva del decreto ministeriale 97, cioè del redditometro. Ecco, a questo punto io mi fermo e dico, ma forse questo piano è stato elaborato in Alaska o è stato elaborato da un ministro della Repubblica 3 anni fa dello stesso governo che ha visto poi avvicendarsi in quella carica al ministero Galan e poi Romano? Benissimo. Cioè io dico, ma siamo seri? O vogliamo veramente arrivare che quando io poi divulgo alle persone che tutti i giorni dovranno chiudere scuderie e andare in mezzo a una strada e gli faccio dire che l'Italia, il Parlamento italiano, lo Stato italiano attraverso un suo ministro della Repubblica ha fatto questo piano e di questo piano è stato fatto esattamente l'opposto e adesso ci si viene a dire beh, però adesso le cose vanno male, ma le cose adesso vanno male per chi non ha collaborato casomai, ma a me non risulta che in Italia c'è qualcuno che si è messo di traverso a questi buoni progetti, non mi risulta che c'è qualcuno che non ha voluto fare quello che c'è stato dal segretario generale Lunino, dal commissario o da Baggio o dal nuovo commissario o dal presidente. E allora finitela, dico non a voi ovviamente di Unione TV, però che la finissero di prenderci in giro. È stato chiarissimo Pierluigi D'Angelo, tocca sentire anche la posizione. Tocca sentire, giustamente, perché no, è stato in ascolto Roberto Fadigoni, che è rappresentante dell'Arti, ma anche della Fengart, e fa parte di questo comunicato che, come abbiamo detto, è stato fatto con tutti uniti le categorie del Totto. Ecco, la vostra posizione è quella di sciopero dal 1 gennaio. Ma come guidatori e allenatori, cosa pensate noi di fare? Noi siamo in agitazione da adesso. E al 1 gennaio noi in pista non c'entriamo, a meno che parte un piano che c'è in mano Pierluigi o un altro, qualcosa deve partire. Se gli ippodromi prendono di meno, il Montepremi prende di meno, prende tutto di meno,
Noi abbiamo, ma non è proprio la filiera cavallo, poi partite dal maniscalco veterinario, agricoltura, terreni, biata, fieno, tutto quello che c'è dietro l'ippica non sono 50.000, c'è proprio tutto il mondo ippico. C'è una se filiera. Si ferma la sella, si ferma l'equitazione, e questi vanno tutti avanti che scommesse, non vanno avanti che con qualche altra cosa, perciò si fermano tutti. Si fermano le aste, si ferma la produzione, si ferma l'allenamento. Allora noi abbiamo fatto una proposta dicendo, intanto che c'è questo piano, uno lo tirerà fuori qualcosa, no? Perché non penso che ci lasciano così, perché sai, averci in piazza è fastidioso questi tempi, specialmente quando sai con un governo... o tecnico, invece qualcuno adesso deve acquistare qualche voto, penso io, da povero comune mortale. Allora io dico, se quando si faranno delle riforme uscirà un piano, riforma delle scommesse, noi vogliamo non fermare il sistema, cioè nel senso noi vorremmo continuare a correre, ma non al misero montepremi spalmato, questi 57 milioni di euro e 43 per il galoppo spalmati in 12 quindi mesi. Quindi siete d'accordo, noi anche, vorremmo d'accordo anche voi con il discorso che ha detto l'onorevole certo. Masini e Pierluigi certo. D'Angelo. E un attimino Luigi Migliaccio, saluto un ospite che abbiamo in collegamento telefonico, importante perché fa parte del Consiglio SGA e poi uno degli allevatori puro sangue più importanti che ci sono in Italia, e parlo di Giuseppe Rosati Colorieti. Buonasera Giuseppe, benvenuto a No Problem Ipica. Ciao Fernando, buonasera. Un saluto a tutti, buonasera a tutti quanti. Un attimino, allora ti faccio subito intervenire perché voleva concludere un discorso Luigi, che stiamo parlando logicamente, come già tu sai, della crisi ippica e delle posizioni delle varie associazioni e categorie appunto di fronte a quello che è stato proposto dal segretario Assi Francesco Ruffo alla Scaletta, cioè il montepremi che sarà meno 40% nel 2012. Luigi Migliaccio e poi andiamo da Giuseppe Rosati Colorieti. No, io volevo solamente integrazione di quanto ho detto prima, fare solo due conti della serva, perché è vero tutto quello che si è detto, è vero il piano, è vero, ma mi risulta strano che un governo comunque, un esecutivo che arriva con il incarico di sistemare i conti, poi finisca secondo me a rinunciare a molto di più di quello che non vuole in qualche maniera corroborare. Faccio degli esempi molto, molto stupidi, nel senso che l'Ippica non è che muove solamente i soldi delle scommesse, cioè non è solo il prelievo sulle scommesse in posta unica, che anzi abbattere in posta unica potrebbe essere uno di quei capisaldi adatti poi a rivedere la tassazione sulle scommesse, ma tutti voi sanno che ad esempio sui premi che vengono incassati, che quest'anno sono stati 190 non so quanti, viene pagata l'IVA, oppure laddove non viene pagata l'IVA c'è una ritenuta alla fonte del 4%, e qui già sono diverse decine di milioni di euro che se ne vanno. L'IVA che adesso è aumentata e aumenterà ancora su tutte le prestazioni che vengono fatte è una fonte di entrata per il governo e per lo Stato, senza parlare poi di chi ha, perché poi c'è sempre il discorso lavoro nero, non lavoro nero, ma chi ha i dipendenti in regola, chi ha comunque muove un mercato del lavoro, c'è un settore che produce, chi ha le industrie che forniscono materiali, chi ha chi consuma la benzina per i van, non credo che sia poca, insomma voglio dire che c'è, perché spesso si dice ma l'Ippica in fondo dà solo i soldi del prelievo sulle scommesse e no, è quello. C'è tutta una insomma, filiera c'è tutto questo tipo di discorso. E sicuramente chi produce molto e dà un aiuto enorme, sicuramente la base sono gli allevatori. Ecco, Giuseppe Rosati Colorieti, oltre ad essere, come ho già detto in precedenza, un ottimo allevatore di spicco del nostro settore nazionale, è anche consigliere SGA. Qual è la posizione dell'ente, della vostra associazione e della società gestione Aste alla luce dei fatti che sono emersi questa settimana, appunto del decremento del montepremi del 40%? Ti correggo un attimo, io sono consigliere ANAC quindi è come cosa, quindi la SGASI, la società delle Aste, insomma inevitabilmente ne faccio parte, ne cosa come essendo di gran parte di proprietà dell'ANAC. Perfetto. Ma guarda, dunque la posizione dell'ANAC, ovviamente bisogna prendere atto di una situazione oggettiva. Ora l'Ippica deve fare
un attimino i conti con una situazione che tutti quanti speravamo non accadesse, ma che in qualche modo era un po' nell'aria. Due anni fa il ministro Zaia riunì tutta l'Ippica alla Luiss a Roma presentando il suo piano e dicendo: questa insomma è un po' la vostra ultima occasione, cercate di sfruttarla perché probabilmente non ve ne potrebbe essere un'altra. Ora speriamo che ce ne sia un'altra di occasione, però indubbiamente l'Ippica non ha fatto tesoro di quel consiglio che era stato dato e di quell'occasione che il ministro Zaia ha messo a disposizione dell'Ippica. Noi dobbiamo un pochino fare un po' autocritica, oltre andare a chiedere di quello che poi siamo un pochino riusciti a costruire e quello che siamo riusciti a fare durante questi ultimi anni. Detto questo, io penso che all'interno dell'Ippica vivano più anime e questo è il momento forse un pochino di farle uscire un pochino tutte quante fuori per chiarirsi con un confronto interno il più possibile le idee su quelli che devono essere i programmi futuri. C'è chi vuole andare verso la selezione, verso la qualità, verso un'Ippica che possa in qualche modo uscire fuori dal suo ambito e non essere solamente autoreferenziale come è stato in questi ultimi anni, e c'è chi invece più o meno spinge un po' per un'Ippica sociale, quasi per una suddivisione un po' alla pari per tutti quanti di quello che è il Montepremi. Ecco, un confronto interno penso che sia necessario per chiarirsi le idee una volta per tutti e a questo punto eventualmente anche per fare il distinguo fra chi pretende, chiede, giustamente vuole un programma selettivo, un programma di un'Ippica diversa che in qualche modo possa rioccupare quelle posizioni che gli competono in una società italiana dove l'Ippica è sempre stato uno sport che ha sempre riscosso anche un riconoscimento sociale importante in tutti gli anni passati. Giuseppe, ti volevo chiedere una cosa importante: la vostra posizione dell'ANAC? La posizione dell'ANAC è fondamentalmente quella che, se qualora non vi potessero essere ulteriori risorse a disposizione, venga in ogni caso mantenuta una fascia alta di qualità che non venga toccata dalla diminuzione, affinché un'immagine di un'Ippica qualitativa possa in ogni caso riportare degli investimenti, delle risorse esterne e non danneggi più di tanto il comparto. Quindi accettereste anche un Montepremi a 101? Ma se non ci sono cose, si può accettare il Montepremi di fronte ad un piano di rilancio, qualcosa che possa prevedere per il futuro un miglioramento. Cioè, voi sareste d'accordo a tirare la cinghia, come dire, basta che ci sia un piano di rilancio come quello che ha fatto vedere ora in diretta Pierluigi D'Angelo e una base di rilancio, in pratica? Io penso che si potrà spostare qualche cosa, ma io penso che se non sarà 101, se non sarà 111 come dovrebbe essere, potrà essere 120, ma sicuramente una diminuzione importante ci sarà. A questo punto la cosa importante più del quanto è come questo Montepremi verrà distribuito. Giuseppe, lì ci giochiamo un pochino al futuro. C'è Pierluigi D'Angelo che voleva intervenire. Prego, Pierluigi. No, scusa Giuseppe, buonasera innanzitutto. Ciao. Ti volevo dire però, io non è che voglio difendere gli ippici, e in questo io poi non sono presidente di nulla, però chi è stato presidente? Allora, abbiamo avuto due subcommissari all'Unire, il dottor Viani e Stefano Luciani. La palla non gliela fanno fatta vedere mai, cioè li hanno messi in campo, dopodiché dici sì vabbè, ma voi tanto la palla non la vedete. Allora voglio dire, scusami, io dico che ho profondo rispetto di queste due persone, tra l'altro due allevatori illustri, ma dico, cioè, se fossi stato in loro, ma è offensivo, cioè hanno svolto un ruolo nullo, cioè li hanno messi lì nelle stanze. Io mi ricordo ogni tanto passavano da Troviani, non c'era nessuna iniziativa in essere, Baggio che era lì cercando di capire. Poi ecco anche il fatto alla palla, Baggio, sai, mi è sembrato un fatto un po' così. Calcistico. Hanno messo due a porta, poi hanno messo uno che doveva giocare, era il suo Baggio, e sta palla però nel campo non è entrata mai. Per fare un progetto ci vogliono le risorse. Allora speriamo a questo punto il piano di sviluppo. Il piano di sviluppo dovrebbe partire comunque allora dal piano di sviluppo, ci sono delle risorse. Adesso le risorse o le metti
o le crei attraverso la detassazione di quello che è oggi il settore ippico, quindi togliendo l'imposta unica. Cioè noi delle risorse per investire, per fare il piano dobbiamo trovare. Non è pensabile, perché tu dici sì, il piano, ho capito, ma il piano per farlo partire ci sono delle risorse. Allora sentiamo la risposta di Giuseppe e poi lo salutiamo. Adesso prego. Il periodo in cui Viani e Luciani furono subcommissari è stato un periodo, purtroppo, perché secondo me era un periodo che poteva essere un periodo foriero di buone novelle per l'Ippia, però è stato un periodo breve, perché purtroppo è stato un periodo di alcuni mesi, dopodiché Zaia lasciò il Ministero dell'Agricoltura. Beh, mica per colpa nostra, scusa. No, infatti. Questo e allora tu dici colpa degli ippici, qual è la colpa degli ippici? Quella di essere italiani, forse? No. Diciamo la colpa degli ippici è quella fondamentalmente quella di non aver mai in qualche modo chiarito una posizione che potesse portare le risorse che vi sono state in questi ultimi anni verso un indirizzo chiaro e preciso. Faccio un esempio che riguarda più che altro gli allevatori, ma che forse può essere più esemplificativo. Gli allevatori hanno avuto per molti anni a disposizione le provvidenze. Le provvidenze dopo alcuni anni di rodaggio si sono più o meno indirizzate verso un indirizzo qualitativo e selettivo, e queste provvidenze hanno portato a dei risultati sicuramente importanti, importantissimi, che quasi nessuno poteva mai sperare nel campo del galoppo. E anche del perché quei soldi che erano a disposizione sono stati messi in un piano selettivo e qualitativo, per cui venivano dati solamente a chi faceva certi tipi di investimento o a chi in qualche modo otteneva certi risultati, mentre invece nell'Ippia sono stati un pochino le risorse sono un pochino sparse di qualità. Ho detto perché l'Ippica ha un po' delle politiche, all'interno dell'Ippia esistono più politiche, più cose che alla fine hanno creato un po' un calderone questo piano tutti quanti gli ippici non riescono a convergere su delle idee precise, a iniziare dagli ippodromi, che forse sono i primi ad avere più anime e più idee contrastanti fra loro, tanto che molte volte a sentire altre cose loro stessi non sanno se devono andare sulla qualità, sulla quantità delle corse, ci sono varie idee contrastanti. Ecco, io penso che nonostante tutte quante le colpe della politica, delle cose, però l'ippica forse non è riuscita molte volte a far sentire con una voce univoca in qualche modo poi potesse convogliare tutte quante le risorse, gli interessi. In pratica Giuseppe, perdonami se ti interrompo, perché siamo in fascia pubblicitaria, tu vorresti dire che non c'è stata unità da parte del... Ma manca adesso c'è unità, perché se dice che bastano 101 milioni non c'è unità per nessuno. Mi sembra che non c'è unità fra gli ippici, ecco quella colpa che daresti agli ippici principali. No, voglio dire che questo chiarimento che doveva esserci sul tipo di ippica, sugli indirizzi chiari e precisi da prendere, è stato sempre un pochino rimandato, e praticamente ci troviamo in questo momento sicuramente disastroso e coso, in cui non siamo riusciti magari a creare un prodotto che oggi come oggi possa essere competitivo a livello di pubblicità esterna. Ecco, è un'Ippia che è andata avanti per tanto tempo, prima con le proprie forze perché l'Ippica era l'unica che aveva le scommesse, poi dopo è andata avanti per molto tempo grazie anche a dei contributi esterni che tutto sommato dovevano dare la possibilità nel frattempo all'Ippia di riorganizzarsi. Poi ci sono venute delle problematiche sia interne all'Ippia che esterne, perché tutta questa problema dell'AMS che io sinceramente non capisco come mai non ci possa essere dialogo con l'AMS, però pare che sia qualcosa di impossibile, questi due autorizzatori che non si riescono a riunificare. Diciamo un rilancio delle scommesse, un riordino delle scommesse. Comunque Giuseppe, abbiamo capito la vostra posizione, diciamo la tua, perché sei tu che parli per voce dell'ANAC e tutto quanto. In pratica se si rimane con qualità nel settore, sareste disposti anche a fare dei sacrifici, basta che ci sia dietro un piano di rilancio. Ecco, questa in pratica è il riassunto quello che volevi dire tu. Certamente. Perfetto. Sì. Giuseppe, noi ti ringraziamo per il momento e facciamo un augurio in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie, un saluto a tutti. Grazie, bene. So sicuramente che voi vorreste intervenire su questo intervento di Giuseppe Rosario. Scusa, siamo al microfono. Però dobbiamo andare in break pubblicitario, quindi datemi il tempo di... e dare la parola a Romina, rientriamo subito in studio e continueremo il dibattito, quindi linea alla nostra Romina. ANACT,
Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore, con più di 1.800 associati, svolge la propria attività in relazione alle direttive tecniche impartite dal Ministero delle Politiche Agricole e dall'Unire ed organizza annualmente le Astro Yearlings. Non dimenticate di leggere Il Trottatore, rivista edita dall'Associazione per l'approfondimento mensile dei temi che riguardano l'intero mondo delle corse al trotto. Per informazioni, ANACT, Viale del Policlinico 131, Roma. E-mail info@anact.it. ANACT, da 80 anni, al servizio degli operatori ippici. La Varan Forever è lieta di presentare per la stagione di Monta 2011 il vincitore della Breeders' Cup Alfred Rox. Il figlio del top sire mondiale Galileo vanta una carriera agonistica di assoluto prestigio, come dimostrano le somme vinte che ammontano a 1.630.000 sterline e soprattutto le vittorie nella Breeders' Cup Turf e nella Man of War Stakes, sempre disputate negli Stati Uniti. Due vittorie di gruppo 1 che gli hanno consentito di raggiungere uno straordinario 124 di time form. Nelle sue vittorie, Red Rox ha incontrato e battuto 19 vincitori di gruppo 1, tra cui campioni del calibro di Curlin, Better Talk Now, Dylan Thomas, Hurricane Run, Sir Percy e Hugh Zhang. Red Rox vanta una linea di sangue di assoluto livello mondiale, perché oltre al padre Galileo, la madre Pharmacist vanta nel suo pedigree stalloni basilari del turf mondiale, come Mr. Prospector e Northern Dancer. Accanto a Red Rox funzionerà a Vigone anche Storm Mountain, il cavallo d'acciaio dal cuore d'oro. Storm Mountain, dopo lo splendido secondo posto nel derby italiano del 2006, si è infortunato gravemente, riuscendo però a tornare ancora in pista per vincere la Corsa dell'Arno e la Coppa d'Oro di Milano. Il suo pedigree è regale, essendo figlio del top sire Monjo e di Lady Storm, una cavalla che racchiude nel suo sangue stalloni di fama mondiale. Per ulteriori informazioni contatta il sito www.varenforever.it. AutoUCI, azienda leader nel mercato delle automobili di prestigio, presente sul mercato nella vendita di auto seminuove e nuove di alta qualità. Da oltre 10 anni garantisce al cliente il prodotto, lo assiste nell'acquisto e lo segue fino alla consegna della vettura con alta professionalità e dinamismo, costituendo un punto di riferimento per la realizzazione di ogni esigenza del cliente. AutoUCI vi propone auto delle migliori marche e vi aspetta con la qualità e la cortesia di sempre ad Artea, al chilometro 31 e 500 della via Laurentina. L'informazione ippica si fa in due per essere più completa, due giornali per soddisfare la tua voglia di sapere e la tua passione. Tutti i giorni dal martedì al sabato c'è Per Sport, risultati, analisi, anticipazioni, commenti, interviste, ricerche sui grandi temi dell'ippica italiana ed estera. E non solo, il martedì, il giovedì e il sabato c'è Trotto & Turf, partenti, pronostici, prestazioni e risultati di tutte le corse italiane dei principali campi estere. Scommettere informati è meglio.